E bella a tutti ragazzi, qua è Bazu che parla e oggi siamo su un nuovo gioco. Piggolo, peggolo, non lo so come lo volete chiamare comunque. Andiamo avanti. Qua scriviamo il nostro username. Ok. Sì, buongiorno. Sì. Cioè, tu da un unicorno, super unicorno. Mago del crimine, sì, ok. Va bene. Allora, l'obiettivo è fare più punti in questo gioco. Man mano che si fa così si fanno sempre più punti. Quelli rossi valgono 100 e quelli blu 10. Vedete che questi sono i punti che poi vanno fino su là. E già, se non facciamo i tiri così, forse è 500.000 volte meglio. No, però, no, 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 man. Ah, ok. Sì, quello so che quelle lì sono le palline che ci rimangono. Purtroppo, ragazzi, prima dobbiamo fare la campagna prima di provare la modalità sfida. E mi raccomando, spolliciate se la volete con il Peo e il Vittorio. Che intanto adesso siamo in vacanza e potranno di sicuro venire a casa mia. Comunque, voi spolliciate per farli venire a casa mia. Cioè, per farli venire a casa mia. Cioè, un mega gameplay, una sfida. Il Peo contro il Vittorio contro di me, il Peo. Sì, comunque avete capito, spolliciate per fare una sfida. Però prima di fare il test estremo. Aspettate, qua scusate tutto il gameplay. Ok. Non ho capito neanche quanto ho fatto. Instant replay. Ok, va bene. Non mi ricordo neanche cosa beccare. Ah, ok, 100.000 proprio. Sappiamo che io sono troppo bravo in questo gioco. Magic Power. Allora, praticamente se prendiamo il coso verde, prendiamo un super potere. Perché questo gioco dovete saperlo, l'ho già finito, ma sul cellulare. Quindi, lo so. Non funziona, anche se secondo me è uno dei superpoteri un po' più inutili di tutto il gioco. Ok, aspettate. Che io voglio fare un tiro super lungo. No, ho beccato quello lì. Ah, oh, no, no, però il rosso devi pigliarlo, sennò mi dà almeno 25 qua. Ah no, perché non è una sfida. Nella sfida sì, si dà almeno 25. Per chi non prende un rosso. Tiro lungo. Non so che è in inglese, però vabbè. Ragazzi, è uguale che sia in inglese o in italiano. Non fa la differenza. Pensavo rientrasse. Sì, comunque sto tirando un po' alla cavolo perché ho solo tre palline. E devo fare festa estrema. Mi sa che stavolta lo fallisco. No. Fino adesso non lo fallisco. Fallisco. Bene, ora manca soltanto quella lì. Che non riusciamo a beccarla così. Quindi facciamo tipo così. Ah no, ok. Pensavo. Avevo già esultato, poi quando ho visto che non l'ha presa avevo preso un infarto. No, no, no. 100.000, voglio il 100.000. C'è 100.000 o 50.000, vabbè, ci accontentiamo del 50.000. No, scusate, ho messo in pausa il gioco. Next. Horse Power. Praticamente se prendete il viola vi dà un botto in più di punti, cioè tipo così, guardate. Tipo così, ma giustamente io non lo prendo. E per questo che faccio le figure di schifo. E spendiamo pure, neanche becchiamo il cesto. Ah, eccolo qua. Ok. Praticamente questo qua è quello che segnala all'arrivare al 25.000. Perché al 25.000 si. A 25.000 punti con un tiro si può. Cioè non si può. Ti viene dato una pallina in più. No!
Potevo quasi farcela. 22.000, vedete? Così, per poi farla rimbalzare giù. No, ho sbagliato tutto. Ok, dovrei prendere il viola, però non l'ho preso, però comunque ho fatto 25.000 punti stile, quindi stiamo procedendo bene, però devo farla il più in fretta possibile. Credo che farò un personaggio per episodio, perché così sveltiamo tutto e possiamo partire al più presto con le sfide. In questo senso possiamo fare prima, vediamo se ce la faccio a beccarne due con un solo tiro. Forse così. Così però uno ne ho beccato così. Volevo beccarne due, ne ho beccato uno. No, allora dobbiamo fare così, mi sa. Lo butto qua. No, così no. Sì, così. Così un corno. E così nelle sfide è da meno 25. Così, vabbè. Se abbiamo soltanto due palline, dobbiamo prendere tre rotondini. Una pallina, devo prenderne due. Allora, nessuno dei due è sicuro. Però, siccome noi dobbiamo fare festa estrema, bene, dobbiamo rifare il livello. Ecco quello che non doveva succedere in un episodio. Cioè che dovessimo rifare il livello. Double long shot. Sì, però a noi ci interessano i rossi, non i punti, perché non stiamo facendo nessuna sfida. Quindi, secondo i miei calcoli, dovrei fare almeno, stavo per dire 20.000 punti. Ho fatti più di 20.000 punti. Anche se non andiamo avanti soltanto a tiri lunghi, forse sarebbe una buona idea. Facciamo così, guardate. Cosa? No, non può essere. Cioè, era entrata, l'ho vista con i miei occhi. Ah, ok, ora sì. Ok, ancora più punti. Ma porco. Ho sparato a caso. Wow, fantastico. Però vedete, riesco quasi quasi a tirare meglio così che con il coso. Perché il coso ti causa soltanto una distrazione che dici no, al coso devo fare il tiro perfetto adesso. Però fai un tiro che fa più schifo dei soliti. Perché poi così diventi più bravo anche senza la super guida, pallina in più, perché ho fatto 29.000 punti. Ok, sì. Però non ho preso niente. Pensavo rimbalzasse di più. Ok, intanto la free ball. Rischio. Per niente. Neanche la free ball ho preso. Ok, ora dovrei prendere quello di rosso e rifare il livello di nuovo. Va bene, ora non rischio più a fare cavolate. Allora, prendiamo questo, quello. Ok. Allora, ho capito l'errore. Dobbiamo prendere tutte e due i superpoteri verdi insieme. In questo modo non ci abbiamo la rottura dopo. E ho detto insieme, no, non li prendiamo insieme. Ok. Adesso prendiamo questo. Facendo così. No.
Cioè, sono le mappe proprio di questo, dell'unicorno, quelle che fanno schifo. Invece le altre sono un po' più difficili, un po' più appassionanti. Ok. Va bene. Scusate se stavolta non sto parlando tanto, però... perché devo riuscire a finire per forza entro questo episodio. Perché poi io vado via. E quindi... devo registrare tutti gli episodi, quello, sia quello di mercoledì sia quello di sabato, molto probabilmente. Tutti e due oggi, visto che oggi stesso parto. Boom. Comunque sto livello è impossibile. Cioè, sono sempre con due palline. No, 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 aspettate, stavolta è possibile. Ora. E no, però se sbaglio il tempismo del coso non va bene. Sì. Sì. Me l'ero vista brutta. Sì. Ok, c'avevo l'ansia peggio che agli esami di terza media. Però adesso mi prendi il 100.000. No. Di là. Di là e va di là, verso il 10.000. Ok, prossimo livello. Questo qua è l'ultimo, perché sto gameplay sta già durando. Anzi, no, no, abbiamo detto che facciamo un personaggio a gameplay. Un personaggio a gameplay. Ok. No, però non andare giù subito così. Ok. Ne sto prendendo abbastanza questa volta. Anche qua però fare tutte ste cose qua a ferro di cavallo. Ok, che c'è sto unicorno. Però non cominciamo a fare anche noi queste cavolate. Anche noi. Non chi, sono solo io qua. Questa sedia qua che occupa uno spazio del chroma key. E comunque ditemi nei commenti, scusate un po' la gola che si è andata a farsi friggere, ditemi nei commenti se questo gameplay vi è piaciuto e se vi piace soprattutto questo gioco. Così vi porto altri gameplay sul canale. Pensavo di fare prima questo qua, appunto. Questo tutti i personaggi. Dopo, se il gioco vi piace, continuo anche con il gioco precedente. Scarico anche quello. Se no, niente, faccio soltanto questo capitolo qua. Questo capitolo, questo gioco che serve Peggle Knights. E non faccio l'altro di Peggle. Quindi mi raccomando, me lo dite nei commenti, che così insieme mi dovete dire anche nei commenti anche che cosa volete come mob spawner in Minecraft Vanilla. Perché se no ci avevo creduto per un istante. Ci avevo creduto. Eccolo qua. No, volevo anche il moltiplicatore. Sì. 50.000, tutta a parte la prima 50.000. Comunque vi stavo dicendo, appunto, che dovete ancora scrivermi nei commenti su che cosa volete gli spawner vuoti che ci sono in Minecraft Vanilla. E aspettate che qua devo fare il super scivolo della morte. Ok. Ho 10 palline. Credo di essere partito semplicemente con 8 e di averne... No, scherzo, sono partito con 10. Allora, c'ho il mouse troppo sensibile e quindi non mi fa scegliere bene il coso.
Ok, scusate se in questo momento non sto parlando a me perché sono concentrato a fare il livello. Perfetto, il rimbalzino sul cesto è la miglior cosa. Aspettate, faccio già festa estrema? No, perché è impossibile. Però devo eliminare questi cosi qua perché sennò si fa solo un disastro. Ok, ora posso continuare con queste qua. E comunque adesso in Minecraft dovrei fare una farm di blaze, quelle super bestiacce, perché ho scoperto da poco che forse, non mi ricordo più se dalla 1.10 o 1.9, comunque da una versione in poi, io non mi ricordavo di questa cosa comunque, che si possono usare la verga di Blaze, si chiama così, no? Si chiama la Blaze Rod per intenderci. Adesso questo qua è diventato uno scienziato. Comunque, per oggi è tutto e vi stavo dicendo che si poteva usare la Blaze Rod per le fornaci, quindi sarebbe la miglior cosa avere una farm di Blaze in Minecraft Vanilla. Quindi ci vediamo alla prossima con un altro gameplay.